Non è una scelta casuale quella della sala consiliare del Vomero per avviare il giro di presentazione nelle municipalità del bando pubblicato dal Comune di Napoli per la realizzazione di progetti nel settore delle politiche giovanili. Nella sala dedicata a Silvia Ruotolo, vittima innocente della criminalità, l'iniziativa è stata presentata infatti dalla figlia, Alessandra Clemente, ora assessore della Giunta Comunale, e sottolinea ancor più il valore sociale di tutto ciò che coinvolge i giovani. Riteniamo che i giovani siano, come dire, il protagonismo del cambiamento, e noi vogliamo esercitare questo ruolo di sviluppo in questa direzione, e riteniamo che il bando I giovani e il futuro, I giovani e il cambiamento colga nel segno, anche se in piccola misura, della disponibilità di un'amministrazione che vuole in qualche modo contribuire con i giovani al cambiamento e alla loro valorizzazione. Il percorso toccherà tutte le municipalità ed è stato avviato per incontrare associazioni e soggetti interessati a presentare le proposte dei molti giovani talenti creativi napoletani. Una scommessa sullo sviluppo del territorio di se stessi, con i piedi a Napoli e la testa in Europa. Abbiamo un'esigenza importante, quella di fare in modo che le azioni che questo assessorato penserà per i giovani di questa città non abbiano differenze e barriere tra i diversi quartieri della città. Allora è questo il motivo per il quale ho chiesto la collaborazione e l'aiuto dei presidenti delle 10 municipalità a organizzare degli incontri sul territorio in prima persona per spiegare il bando che è stato promosso qualche settimana fa dal nostro comune. Iniziative sul territorio, muovendoci sul territorio, vorremmo in primo luogo far capire che le notizie non arrivano a soliti pochi, che per fare le cose non bisogna appartenere a un determinato giro. Questa è un'operazione concreta di attivazione dal basso di esperienze. Io che vengo dalle realtà associative conosco quante cose piccole ma spesso nascoste si fanno in tantissime strade della nostra città, e questa è un'operazione che vuole dare luce a queste cose che sono spesso le più piccole ma molto importanti. L'iniziativa accoglierà progetti che si distingueranno in 4 aree di intervento: legalità, educazione dei minori ed impegno civile, cultura, luoghi e tradizione, e sport e benessere. Ha un budget complessivo di 200.000 euro e seguirà, come anche il festival Il Clan degli Artisti in preparazione, l'idea di fondo di unire le attività giovanili di ognuna delle 10 municipalità. Ad esempio è stato bellissimo incontrare l'associazione dei quartieri spagnoli socialmente pericolosi, si chiamano questi ragazzi, che mi chiedevano: wow, allora noi con questa occasione possiamo continuare a impugnare la telecamera perché abbiamo deciso di non impugnare più la pistola. Ed ecco, già solo pensare questo vuol dire che siamo riusciti a fare centro, ed è soltanto la prima di quelle che saranno tantissime altre iniziative in questo senso.